È stato presentato a Palazzo Moroni l'accordo relativo alla promozione del marchio Padova Urbs Picta, in città tra le associazioni dei commercianti e dei pubblici esercizi e gli assessorati al commercio e cultura del Comune di Padova. L'accordo prevede che ad ogni attività commerciale aderente sarà fornito materiale promozionale e informativo, una vetrofania di riconoscimento e la possibilità di partecipare a incontri di formazione sul sito Patrimonio Mondiale UNESCO, i cicli affrescati del XIV secolo di Padova. Sia le vetrofanie che le cartoline riportano un QR code che, inquadrato con il cellulare, porta all'app multilingue dedicato agli 8 siti dei cicli affrescati dichiarati patrimonio UNESCO. L'assessore alla cultura e al turismo, Andrea Colasio, spiega: l'obiettivo che abbiamo è quello di far sì che Urbs Picta sia anche una cifra connotativa della realtà urbana. Questo fenomeno sta quindi sostenendo il tessuto economico cittadino che ruota attorno al turismo e possiamo dire oggi che probabilmente, assieme alla crescita dell'università, è il fattore di sviluppo più importante che abbiamo a Padova, sottolinea poi Antonio Bressa, assessore al commercio e alle attività produttive. Anche il presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono, ha commentato l'iniziativa. Quando funziona il turismo, funziona anche la città e non c'è dubbio che in questi mesi le presenze dei visitatori sono salite in modo considerevole. Partecipano Ascom, Confesercenti, App, Confartigianato, CNA assieme a Guide Turistiche Padova e al Circolo Numismatico Patavino e tutte hanno espresso la loro soddisfazione per l'iniziativa e suggerito possibili sviluppi per il futuro.